Se gli altri giudici vogliono aggiungere qualcosa, siamo a disposizione per ascoltare. Volevo aggiungere soltanto, evidentemente Sa concordare. come? Prego. Dottor Borsellino. Di sottolineare la gravità dei problemi, soprattutto di natura pratica, che noi dobbiamo continuare ogni giorno ad affrontare, e sottolineando soprattutto che con il fenomeno che stiamo in questo momento vivendo, cioè della gestione dei processi, processi che, di mole incredibile perché un solo processo è composto da centinaia di volumi e riempie intere stanze. È diventato oltre indispensabile, oltre l'uso di attrezzature più moderne che non le nostre semplici rubriche o i nostri appunti. Questo computer è finalmente arrivato, ma purtroppo non sarà operativo se non fra qualche tempo, perché sembra che i problemi di installazione siano estremamente gravi, e non capisco perché, e non riesco a saperlo. So che è arrivato, è stato messo in un camerino e stiamo aspettando. Da chi le fa? La banca dati, no? È un No, computer, è un, computer della Honeywell. è un computer della Honeywell che deve servire per la gestione, soprattutto in questo momento, di questo enorme processo che noi in questo Dovrebbe momento servire stiamo solo per curando. l'ufficio, non So, come collegamento. solo, solo per l'ufficio. Poi potrà È un funzionare. personal computer. Beh, qualcosa Un di personal più, sì. computer. E che comunque è diventato indispensabile la gestione perché la mole dei dati che sono contenuti anche in un solo processo, questo Certo. processo che attualmente impegna ben quattro magistrati, è tale che non è più possibile continuare a utilizzare i sistemi tradizionali delle rubrichette Artigianale. artigianali. E inoltre è diventato assolutamente indispensabile l'ausilio del personale ausiliario, cioè i segretari, i dattilografi, per i quali la situazione è estremamente carente, soprattutto perché questi, per ragioni legislative o governative, non so, questi signori non fanno straordinario, lo fanno in modo estremamente ridotto, cosicché il giudice che in questo processo noi siamo costretti a lavorare 16-18 ore al giorno e per buona parte della giornata siamo soli con noi stessi, con tutto Sono l'aggravio che si deve. dichiarazioni. E in Scusa, ultimo. se mi posso intromettere un istante. Siccome il computer è già Non una tanto io. realizzazione in altri uffici giudiziari, ad esempio è stato già A realizzato a Napoli. Savona e a Napoli è in corso di realizzazione, da chi vengono sollevate queste No, non difficoltà? vengono sollevate queste difficoltà. È qualcosa che procede in modo estremamente lento. L'ha seguito di più il collega Falcone. Sta di fatto che è arrivato da un mese, ancora non sono venuti a collaudarcelo. Non so se dipende dalla casa che l'ho Piano venduto o penale, dipende un da sistema altre ragioni, sta di fatto precedente. che ancora noi ci era Superano stato anche detto l'altra che per dovevamo questo iniziare a sistema. marzo a utilizzarlo, a caricarlo Questa e signora non può invece farmi siamo una già a lettera passata. maggio Quando inoltrato. dobbiamo E con interrompere? riferimento al personale ausiliario, volevo accennare che non si tratta soltanto dei Molto dattilografi e distratto. dei segretari, eccetera, dei quali noi dovremmo poter aver garantita la presenza per tutto l'arco della giornata e non soltanto per la mattinata, perché non lavoriamo soltanto di mattina. E lo stesso vale per gli autisti giudiziari, perché buona parte di noi il pomeriggio, nonostante la mattina con strombazzamento di sirene, viene accompagnato in ufficio dalle scorte e dalle macchine blindate, il pomeriggio non lo può fare perché macchina blindata ce n'è una soltanto, che evidentemente non può andare a raccogliere quattro colleghi, cosicché io sistematicamente vado in ufficio con la mia macchina e esco fuori alle 9, alle 10 di sera A e me parte ne la torno a perdita casa. della libertà. Vabbè, la libertà magari la riacquisto utilizzando la mia macchina, però non vedo che senso abbia far perdere la libertà di Certo. mattina per poi essere libero di essere Oggi ucciso fa la parte sera. il Certo.